Un match di carattere internazionale, quello di domani contro Isaba. Quali sono le sensazioni nella giornata pre-match? Bueno, pues las sensaciones son siempre positivas, un match no preparado tanto bien porque se han avisado con 3 semanas de anticipo, purtroppo el comune de Cagliari no ha dejado hacer tantísimas cosas, quindi ha sido todo un poco afredato. Un match veramente difficile con un ragazzo giovane, appena vinto il campionato del mondo IFMA, quindi si vedranno delle belle domani. Ci sono 10 anni di differenza, c'è l'esperienza dalla parte di Rodriguez? Quello me la gioco domani, ovviamente non posso tirare un match fisico e un match muscolare perché si vede che lui è giovane, sta nella plenitudine della potenza. Ovviamente io ne ho più match, ne ho più esperienza e cercherò di tirare da quella parte. Si è creata tanta attesa anche nei social, so che qualcosa non ti è andato giù. Temi che possano portare sfortuna? La sfortuna non entra, la sfortuna, la sfiga, tutte queste cose non formano parte della vita di un guerriero. Io mi affido a quello che so fare, mi affido a ciò per lo che ho lottato sempre e mi lascio andare. La gente, l'unico che bisogna è mettere a ognuno nel suo posto, è quello che io faccio. Diamo l'appuntamento domani alle 19 al Palazzetto dello Sport per gli amanti del combat, perché sarà una gara? Sarà una gara spettacolare, un evento unico in Cagliari, purtroppo nel palazzetto non lasciano fare niente, mai niente, quindi non potete perdere questo evento, vi aspettiamo a tutti, grazie mille.